Residenti preoccupati nel comune di Colli al Metauro, dove stanno aumentando le richieste, così come in altri comuni della vallata, per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. In località Borgaccio è stata organizzata una manifestazione per dire no ai grandi impianti fotovoltaici a terra. Presenti all'appuntamento, oltre a numerosi cittadini, il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, e l'assessore regionale, Stefano Aguzzi. Noi diciamo pannelli sì, ma non nei campi. Si deve e si deve trovare una soluzione migliore. Capisco che l'energia è importante, però non in questo modo. Non si può fare violenza su una natura, su un paesaggio. Cioè, sono danni paesaggistici non indifferenti. Una soluzione migliore si può trovare, non questa. Siamo preoccupati anche per effetti collaterali, tempi lunghissimi, terreno che non produrrà più cibo, più grano, più nulla. Farà appello per questa situazione anche al Ministero? È una situazione che non preoccupa solo i cittadini, ma anche la nostra amministrazione, perché riteniamo, no, che questo decreto legge, che è giusto dal punto di vista della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma che in un certo senso sia miope sulla localizzazione di questi impianti fotovoltaici. Io sono in contatto con altri sindaci che hanno la stessa nostra problematica e insieme possiamo fare una petizione, far sentire la nostra voce nei confronti del Ministero, perché altrimenti i singoli comuni che si muovono da soli fanno molta difficoltà ad essere ascoltati. Forse non saremo ascoltati ugualmente, però far sentire le nostre ragioni, far capire che noi meglio di altri conosciamo bene il nostro territorio e sappiamo dove è meglio ubicare questi impianti che sono necessari, sono utili, sono indispensabili. Noi conosciamo meglio di tutti il nostro territorio, quindi lasciare anche noi la possibilità di poter dire dove poter realizzare questi impianti.